Siamo qui con Vito Cozzoli, AD di Sport e Salute. Siamo all'iniziativa Casilino Sky Park, un'iniziativa dove ci sono campi di padel, calcetto, dove si può dare un po' più di sport anche a un quartiere un po' periferico di Roma. Cosa ne pensa lei di questo tipo di iniziativa? Ma non è casuale che Sport e Salute sia qui allo Sky Park Casilino. Abbiamo finanziato questa iniziativa, siamo fieri di averlo fatto. Faccio i complimenti all'associazione sportiva che ha pensato a questa progettualità. Sport e Salute sta investendo sui quartieri. Un mese fa eravamo a Matera, siamo andati allo Zen di Palermo, a Ponticelli a Napoli, oggi siamo qui a Roma. Sport e Salute ha disseminato l'Italia di progettualità al servizio dei cittadini, della collettività e del bene comune. Tra i sostenitori di questa iniziativa c'è anche GT, che come sappiamo bene tutti è un'azienda che si occupa principalmente di giochi. Lo Stato, il governo ha sempre avuto un occhio particolare nei confronti del gioco. Lei non pensa che potrebbe avere questa iniziativa anche un'importanza e far capire ai nostri politici che possano avere un altro tipo di idea, un altro tipo di approccio verso questo particolare settore? Ma io sono favorevole alla partnership pubblico-privato, anche alla possibilità per le aziende di investire nel sociale. In questo momento è importante anche per la ripartenza del paese che le aziende si mettono un po' a disposizione dei territori, quindi ben vengano gli investimenti sociali delle aziende private al servizio del paese e al servizio della crescita della collettività. Grazie mille.